L'emergenza rifiuti e igienico-sanitaria a Favara, le mamme della città si radunano ad Agrigento e lanciano un appello al prefetto. Ascoltiamo in proposito una di loro, Maria Nona. Per grandissima necessità, oggi io con tante altre persone ci siamo recati alla tenenza dei carabinieri a Favara. Io sono stata la promotrice di essere la portavoce di un vero disastro voluto e ancora consentito soprattutto dall'istituzione. Io faccio un appello diretto alla Sua Eccellenza la prefetta e gli voglio dire una parola a tu per tu nel senso umano. Lei, togliendo il lato istituzionale, è una donna come me, è una mamma come me, e penso che lei non potrebbe vivere nelle condizioni dove io, con 32.000 abitanti, viviamo da oltre un mese. Io non voglio puntare il dito sui 70% dei evasori, ma onoro molto i 30% in cui faccio parte, di quelli contribuenti. Io dico, è difficile che lei, signora, non sappia in quale condizione viviamo. Innanzitutto siamo in piena pandemia e ora si aggiunge un terribile problema sanitario. Lei è una mamma come me e sicuramente vuole tutelare la sua salute con i figli. Così faccio io, con nessuna differenza. Dunque io spero che lei provveda a risolvere questo problema, che vada a indagare quello che è giusto nelle sue competenze e voglio che lei venga a Favara. Perché qua è una città, un comune, come quelli che sono sinistrati da alluvioni o terremotati. Io la voglio vedere con le altre mamme disperate, che lei ci venga a dire quello che lei farà e verrà a vedere con i suoi occhi e sentire con il suo olfatto le nostre condizioni. L'aspetto e non vedo l'ora. Grazie mille.